Un importante incontro si è svolto ieri presso gli uffici del Consorzio per le autostrade siciliane a Rosolini. Il presidente del CAS, Rosario Farace, ha incontrato i sindaci dei comuni di Ragusa, Modica, Santa Croce Camerina, Comiso, Acate, Vittoria, Rosolini e Gela per fare il punto della situazione sul completamento dell'autostrada Siracusa-Gela. Domenico Messinese e gli altri primi cittadini presenti alla riunione hanno chiesto al Consorzio per le autostrade siciliane la redazione del progetto esecutivo dell'asse che va dalla città del Golfo fino a Modica per completare un iter che si sarebbe dovuto ultimare nel 1973. Tutti i sindaci della zona sud si sono riuniti in modo tale da far presentare un unico documento al Ministero delle Infrastrutture per poter tenere in conto il completamento di questa opera, un'opera che vi ricordo che doveva essere completata nel 1973 e che ad oggi non è arrivata nemmeno alla metà di quello che dovrebbe in realtà essere. Quindi oggi ci siamo riuniti per far capire che questa non è un'opera che interessa una singola città, ma che interessa diversi comuni, anzi, interessa si può dire tutta la Sicilia perché è una infrastruttura importante per la zona sud, che servirà per rilanciare sia l'economia a 360 gradi, ovvero sia turismo, produzione agricola, e quindi per consentire di avere un asse veloce che è importante in una società moderna come quella noi siamo. Il progetto verrà fatto dal Consorzio Autostradale Siciliana, il quale è, fra le altre cose, colui che ha progettato il progetto esecutivo delle opere in atto, che devo dire che stanno andando abbastanza celermente. Infatti, nei prossimi mesi si aprirà un altro troncone dell'asse autostradale che da Siracusa deve arrivare a Gela.